Cari amici teslari, eccoci qui ancora con il Cybertruck e finalmente è arrivato il momento di salire a bordo e provarlo, vedere quali sensazioni trasmette. E sono veramente curioso di vedere come funziona lo sterzo, lo steer by wire che non va oltre i 170 gradi e comunque di vedere come va questo bestione da quasi 6 metri e 3 metri e 80 di passo. E allora saliamo a bordo e andiamo a guidarlo. Eccoci a bordo del Cybertruck. Beh, come sapete non ha le leve e quindi, come per tutte le auto con lo Smart Shift, basta premere il freno ed ecco qui che mi ha già messo la marcia avanti perché non ho nessun ostacolo davanti. E quindi prendiamo questo sterzo e vi faccio vedere l'angolo. Ecco qui, questo è il massimo sterzo che può raggiungere. E quindi acceleratore e premiamo. La prima cosa da dire, ecco qui, guardate in quanto spazio gira. È veramente incredibile. La prima cosa da dire è che il pedale dell'acceleratore è estremamente sensibile, molto più sensibile per esempio di Model Y. Probabilmente, non so se il software poi verrà affinato, sicuramente direi io, comunque c'è anche il chill mode che si può utilizzare, però ecco, in standard mode, quello che sto usando adesso, o meglio in sport, e questa è la versione a due motori, mentre poi c'è anche la versione a tre motori, la Cyber Beast, dicevo, in questa versione comunque devo dire che la risposta dell'acceleratore è veramente pronta, molto molto pronta. Che dire, è grosso, è enorme, ma non sembra di guidare un mezzo così grosso. Vi faccio vedere la prima particolarità: lo specchietto è praticamente inutile perché ovviamente quando c'è la copertura del cassone chiusa non si vede assolutamente niente dietro, ma Tesla ha deciso di utilizzare la telecamera posteriore per avere uno specchietto virtuale che si può posizionare lì oppure qui. Io lo preferisco qui. E ora facciamoci un bel giretto. Come per le altre Tesla, quando si mette la freccia si attiva il riquadro corrispondente. Ora andiamo in autostrada e proviamo a vedere se questo Cybertruck spinge. Vediamo un po'. Direi che dà una bella botta anche lui. Dà una bella botta e vedere un mostro da 3 tonnellate accelerare così è davvero incredibile. Allora, siamo in autostrada e attualmente non è possibile utilizzare le funzioni di autopilot perché Tesla non le ha ancora implementate nel Cybertruck, come a volte succede quando esce con macchine completamente nuove o con hardware completamente nuovi. Per quanto riguarda lo sterzo, ecco, parliamo dello sterzo, è super super comodo davvero e come vedete non è particolarmente nervoso. Io adesso sto andando a circa 60 miglia che sono 100 km orari e come vedete è molto molto confortevole nell'utilizzo. Anche se vado a accelerare un po', vedete che lo sterzo ha quei piccoli gradi di gioco che gli permettono di essere molto molto confortevole, ma rimane estremamente diretto. È veramente un piacere guidare con questo sterzo. Ve lo dico tante volte perché la mia sensazione è quando poi torno a guidare sulla Model Y, ecco, sembra di fare un passo indietro, perché questa tecnologia è davvero incredibile e davvero molto molto comoda. Andando avanti, beh, i comandi sul volante sono quelli che abbiamo visto anche sulla Model 3 Highland. Vi faccio vedere una particolarità: dallo schermo possiamo anche in movimento andare a attivare la telecamera anteriore semplicemente toccando l'icona delle telecamere. Questa è quella posteriore, se andiamo a scorrere vedremo quella anteriore. Possiamo anche lavarla premendo qui. Abbiamo lavato la telecamera, quindi se andiamo nel fango, per esempio, possiamo comunque utilizzare la nostra telecamera anteriore. Adesso usciamo dall'autostrada e andiamo in strade un po' più guidate per vedere come si muove questo bestione di acciaio. Ora proviamo a entrare in questa zona residenziale e vediamo un po' come se la cava il Cybertruck in strade un pochino più strette e in qualche curva. Stiamo qui a sinistra e tra l'altro vi dico che andando in giro, ora l'abbiamo usato ieri sera qui a Austin, insomma
paio di giorni, che da ieri insomma, che ci andiamo in giro, e chiunque troviamo in giro si ferma, fa una foto, fa un video, ci chiede come va. E è davvero un mezzo che attira l'attenzione, super incredibile. Proviamo, ecco, per esempio un'inversione a U qua, vado a girare tutto. Ho dovuto aprire lo sterzo perché sennò avrei preso il marciapiede. È davvero incredibile quello che riesce a fare, ma poi la particolarità davvero è... Ora facciamo un'altra inversione, proviamo. La particolarità è proprio che non dobbiamo mai staccare le mani dal volante, questo è l'enorme vantaggio. Ecco qui un'altra inversione e non ho bisogno neanche di arrivare a fondo corsa del volante. Gira davvero in un fazzoletto ed è veramente comodissimo, è davvero comodo. Speriamo che Tesla metta quantomeno la tecnologia dello steer by wire anche nelle altre auto. A questo punto assume molto ma molto più senso lo Yoke. Eccoci qui in quest'area residenziale. Vi dicevo, se non vi piace essere notati, il Cybertruck probabilmente non è il mezzo per voi, però posso dirvi davvero che guidarlo è emozionante. Siamo qui, come vedete qua in giro è pieno di pick-up, pieno, quindi il Cybertruck va a posizionarsi perfettamente nel mercato americano dei pick-up. Insomma, poi parlerà il mercato e ci dirà se piace o non piace. Per ora devo dire che continua a mantenere un certo hype, perché davvero non riusciamo a fare un miglio senza che ci sia qualcuno che ci chieda di fare una foto. E tra l'altro anche le macchine che ogni tanto si affiancano sono lì con i cellulari per fare le foto al Cybertruck. È molto strano, insomma, andare in giro con questo bestione. E vi dirò di più, perché io, come sapete, l'ho visto sia nel 2019, quando c'è stata la presentazione, che poi nel 2022 a Austin, qui proprio a Austin alla Giga Texas. E un conto è vederlo lì esposto in mezzo a niente, ma quando poi lo si vede per strada assume tutto un altro significato. E è davvero incredibile quello che Tesla è riuscita a fare con questo mezzo, quanto si è riuscita a osare con un mezzo che poteva avere o un successo incredibile o essere un flop incredibile. Quindi vedremo come andrà. Per ora sembra più per la prima che ho detto, e vedremo un po' i numeri del mercato, saranno molto molto interessanti. Beh, insomma, come va questo Cybertruck qui in un'area residenziale? Beh, lo potete vedere chiaramente, è estremamente facile da usare, ma veramente veramente facile, e allo sterzo ci si abitua è veramente in un attimo. Per il resto, ora non parlo più dello sterzo, davvero ve ne ho dette troppe, ma vi assicuro che vale la pena davvero provarlo. E per il resto mantiene tutte le doti di una Tesla, quindi la frenata rigenerativa, che secondo me, così a sensazione, non ho dati precisi, ma a sensazione è più potente, cioè recupera di più di quella che si può trovare per esempio su un Model Y, ma ovviamente la batteria è più grossa, probabilmente può ricevere più energia, e anche i motori sono più grossi e più potenti. Ci sono due versioni, quella Dual Motor e la Beast. La Dual Motor, vado a memoria, dovrebbe avere circa 650 cavalli, quella che stiamo guidando adesso, mentre la Beast arriva a 800 cavalli. E comunque, se vogliamo schiacciare, anche questa è veramente una bestia in classico stile Tesla. Per quanto riguarda l'interfaccia, accelerazione e frenate, anziché essere in orizzontale, quindi i potenziometri sono qui in verticale. Per il resto è come sentirsi a casa, perché alla fine l'interfaccia grafica è sempre quella di Tesla, anche se ovviamente personalizzata per il Cybertruck. Se apriamo i controlli, vediamo per esempio l'altezza da terra, che in questo caso è la più bassa, ovviamente siamo su strada, e questo serve a ottimizzare sia il centro di gravità, quindi ad abbassarlo, che l'aerodinamicità. Parlando di comodità, devo dire che i sedili sono estremamente comodi, raffrescati e riscaldati, comodi, sì. In generale la guida del Cybertruck è molto comoda, ripeto, è davvero come guidare una macchina normale, solo che è più grossa ed è più d'acciaio. È bello, è veramente veramente bello. Mi dispiacerà
restituirlo più tardi oggi in giornata. Mi dispiacerà veramente tanto, perché non è detto che questo bestione, così o più piccolo, possa arrivare magari in Europa. E devo dirvi che mi piace veramente tanto, è emozionante guidarlo davvero qui su queste strade, è davvero un'occasione unica, emozionante, e per la quale devo ringraziare solo e soltanto voi che avete creduto in questo progetto. Quindi ci tenevo a dirvelo, e mi avete permesso di fare questa esperienza e fare tutti i video riguardanti il Cybertruck. Quindi è così che vi saluto e vi ringrazio ancora con questa bestia che spinge sempre. Tra l'altro il rumore è molto più forte rispetto al rumore che possiamo trovare su Model Y o Model 3, per esempio. E probabilmente anche le ruote enormi con questi cerchi da 20 e i tasselli fanno la loro parte. Bene, questo è tutto per la nostra prova di guida con il Cybertruck, e grazie ancora e ci vediamo alla prossima. Ciao!